Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Oggi andremo a scoprire insieme la prima parte del forum che si è tenuto durante il Top Training Camp, che è stato organizzato in collaborazione tra Mambo Jumbo Dance di Carmagnola e la Milord di Fossano. Nello specifico andremo a scoprire alcuni segreti che ci hanno raccontato i pluricampioni del mondo, Gabriele Goffredo e Anna Matus, e altri segreti che ci hanno raccontato Vincenzo Marinello e Sara Casini, tre volte campioni italiani assoluti. Prima di andare avanti, però, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale, attivate la campanella e poi soprattutto lasciateci un like. Siamo pronti? Si va! Via! Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi nuovamente per essere qui oggi, che finalmente c'è una riapertura della danza sportiva. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ma soprattutto ringrazio tutti voi che siete stati bravissimi tutt'oggi. Veramente penso da parte nostra è stato una bellissima gioia di vedere persone che hanno tanta voglia di fare. E niente, oggi siamo qui in questo momento per voi. Se avete qualche domanda da fare, se avete qualche dubbio, se avete qualche qualsiasi cosa voi volete chiedere, noi siamo qua a disposizione. Prima di aprire le domande, vorrei ringraziare due persone molto speciali che veramente ci hanno dimostrato che per loro è importante la crescita di questo mondo, e le ringrazio qua davanti a tutti, che è Gabriele e Anna, campioni del mondo, e niente, siamo qua per voi. Prego. Andiamo con la prima domanda. Chi la fa la prima domanda? Ti rompe il ghiaccio. La faccio io. Ah. La faccio io, Gabriele. E poi come ti faccio? Poi te la faccio una. Gabri, siamo secondo me molto curiosi, sì, di come è iniziato a ballare, dove è nata questa, diciamo così, passione. Per il ballo. Posso rispondere io? No. Dopo la faccio. Allora, molto sinceramente, la passione per il ballo è nata per le ragazze. Ecco, questo volevo dire. Sinceramente, perché io giocavo a calcio a 11 anni, mia mamma mi ha costretto a ballare, e io non volevo ballare all'inizio, ovviamente, come tutti i maschietti, ma poi, a parte le femmine, quello che mi è piaciuto è la competizione, lo spirito che c'è in gara, e anche le ragazze soprattutto, ma poi la musica, e mi è piaciuto proprio questo sport. Io ho iniziato così, costretto da mia mamma. Per fortuna, devo dire. Ci puoi spiegare poi un attimino tutti i segreti? No, fermati. Tu perché hai iniziato a ballare? E quando? E come hai iniziato a ballare? E perché? Giusto? Io penso che più o meno siamo sulla stessa onda. Nel senso che anche io facevo di tutto, tranne che il ballerino. Mi sono trovato una volta ad andare insieme a mia mamma e mio padre, perché loro andavano a scuola di ballo, a ballare liscio o ballo da sala. Io ero lì fuori, e fuori dalla scuola di ballo, a giocare a calcio con altri ragazzini, e sentì un applauso molto forte che riguardava un ragazzino che aveva più o meno la mia stessa età. Questo ragazzino fu, diciamo così, il VIP della situazione, perché vinse una gara di ballo e portò questa coppa all'interno di questa scuola di ballo. Io mi appassionai al fatto di dire: se vengo con la coppa là, anche io posso avere questo affetto, questa riconoscenza. E da lì in poi è nata questa voglia di ballare. Quindi ho iniziato da quando avevo 7 anni, e dopo 2 mesi ho fatto anche la garettina, ho portato la coppa, mi hanno fatto una festa fuori dal normale, tra le gare, mi sembrava che avessi vinto già il campionato del mondo a 8 anni, e da là è iniziata, diciamo, tutta la mia carriera. Un applauso. Tu, Anna?
Io. In Moldavia è diverso. Non è che è diverso, sì, ho iniziato a ballare perché intanto mi piaceva ballare, da piccola mi piaceva. Poi io ho fatto la scuola musicale perché ho una famiglia molto, non diciamo rigida, ma una famiglia che volevo che facesse tutto nella vita, provasse tutto, però tutto bene, la scuola, il ballo, il pianoforte, che l'ho finito, e quindi poi là ho scoperto che mi piace ballare tantissimo. Più che altro mi piaceva vincere, essere la prima, essere la migliore, la cosa che mi faceva impazzire. Quindi da lì, quando ho iniziato a ballare, ho iniziato a vincere le gare, essere la migliore, perché era un gruppo grande, quindi io ero sempre la prima, sempre. E là ho capito che mi piaceva vincere e mi piaceva stare in gioco e mi piaceva ballare, quindi ho detto che volevo continuare. Io ho iniziato a ballare tardi, perché ho iniziato a ballare che avevo 13 anni. E precedentemente ho fatto, da quando avevo 4 anni, ho fatto ginnastica artistica. Quindi, avendo cominciato tardi, mi sono ritrovata un po' a dover correre dietro. E questo vorrei, ci tengo a dirlo anche come incentivo a molti di voi, che è vero che la carriera giovanile è sicuramente una carriera importante, quindi quando si comincia a ballare presto, se si ha questa fortuna, logicamente si ha più possibilità di migliorare. Però voglio anche farvi mandare questo messaggio, che io che ho cominciato tardi, così venivo definita, che avevo cominciato tardi, no, ma tu hai cominciato tardi, alla fine ce l'ho fatta lo stesso. Quindi dipende un pochino da voi, dalla vostra caparbietà, dalla vostra voglia di fare, dal vostro entusiasmo e dal vostro impegno. Se voi ce la volete fare, ce la fate, indipendentemente da tutto. Diciamo che io ho avuto la fortuna, comunque, con tutte le sfortune, di cominciare in una scuola giusta, ok? Quindi una scuola che comunque era già proiettata verso comunque un alto agonismo e mi ha dato la possibilità di bruciare molte tappe, che da un lato è stata una cosa positiva, dall'altro lato è stata una cosa negativa, perché non ho mai ballato, diciamo, nelle mie categorie, però alla fine mi ha portato comunque a dover svegliarmi. E ho iniziato a ballare perché avevo dei problemi alle articolazioni, quindi non potevo più fare ginnastica artistica, che la facevo a livello agonistico. Ho cominciato a ballare così, giusto per, ma non è che ci credevo più di tanto. Poi, avendo visto che anche là potevo fare le gare, ho detto vabbè, dai, ci proviamo. Poi già che lo facevo, lo dovevo fare bene, dovevo essere la migliore, quindi alla fine l'ho fatto. La sensazione che sia essere il campione del mondo. È il bomber, è il bomber. È la sensazione, penso, più bella, una delle più belle che può esistere, perché quando diventi campione del mondo è proprio la realizzazione del sogno che tu hai da quando sei bambino. Quindi io avevo questo sogno da quando iniziato a ballare, che avevo 11 anni. Il primo mondiale abbiamo vinto a 27 anni, quindi sono passati tanti anni di difficoltà enorme. Quando dici ce l'ho fatta, ti crolla il mondo addosso. È la sensazione più bella che ci può essere. Però la soddisfazione maggiore è che, come diceva prima Sara, che diceva credeteci, dovete credere, fatelo, allenate, perché raccogli tutto quello che voi avete fatto in tutti gli anni. È possibile, è fattibile. Quando ce la fai, io penso che è la cosa più bella che c'è. Sono d'accordo con Gabriel, ma nel mio caso, ad esempio, io vengo dalla Moldavia, sapete, avete sentito dalla Moldavia? No. Un paese molto piccolo, dove, cioè, io sognavo di essere campionessa mondiale, era un sogno che dicevo impossibile, perché stare in Moldavia, vivere in Moldavia, impossibile diventare campionessa del mondo, però era un sogno forte. Ho vissuto in Ucraina, Spagna,
Slovenia, sempre per il ballo, perché cercavo, volevo migliorare, cercavo il ballerino, volevo essere la prima, facevo anche 10 balli, quindi Moldavia, cioè proprio Moldavia. E quindi piano piano sono riuscita, nel senso che pensavo che era impossibile, questo ve lo dico sinceramente, pensavo che era impossibile, perché da un paese come Moldavia arrivare a vincere un campionato del mondo era una cosa irraggiungibile. Quindi volevo dirvi che è possibile se ci credi e lavori. Valori? La prima prova di Vincenzo Sara, la prima prova di Gabriele, la prima volta che vi siete conosciuti, come è andata? Ah, la mia lascia stare. Cosa vuoi dire? No, 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 non per Sara, non per Sara. Ah, ecco, precisiamo questa cosa. Servizio. No, dico come la mia. Vai, vai, vai. Allora, io... mi hanno contattato subito dopo aver vinto il campionato Utah S. Mi ha contattato un maestro che all'epoca non conoscevo proprio, questo è il famosissimo Andrea Rizzo, un maestro super, super, super. E lui viene da Padova e io all'epoca ero molto giovane, già facevo molta difficoltà a parlare in italiano e Andrea Rizzo non parlava italiano, parlava solamente veneto. Quindi, nato Veneto, pensa la telefonata che mi ha fatto, cosa ci siamo detti. Ah, Vincenzo, Sara Casini. Boh, Sara Casini. Però Sara Casini a me all'epoca già mi piaceva tanto come ballava. Per me era la migliore ballerina che c'era in Italia. E a me piacevano tanto le ballerine molto veloci, che sapevano girare. E lei era... quella roba là era spaventosamente spaventosa. Io ho detto subito sì a Andrea Rizzo, subito dopo neanche un mese che avevo vinto il campionato, che volevo fare la prova. Faccio la prima prova con Sara e sinceramente quando ho iniziato a parlare con Sara mi sono emozionato dentro di me, perché era proprio quella macchina che volevo io. Io sapevo di essere una persona molto energetica e mi serviva una ragazza che comunque riusciva a sostenere quella potenza là e a caricarmi, e lei è riuscita dal primo momento a darmi questa emozione, anche se io non ero... Lui non mi voleva, anche se non ero number one, perché diceva che io ero vecchia, quindi diciamole a tutti. Sì, sì, anche se io non volevo, perché dicevo che volevo vincere anche il campionato, all'epoca c'era Utah S, amatorio A1 e poi amatorio S. Io volevo vincere per forza anche l'amatorio A1, volevo vincere. Invece con me passa già a essere, c'è troppo alto livello, capito? E invece poi con lei ho fatto subito la finale amatori, mi sono trovato benissimo. Ti posso dire che secondo me è stata una bella emozione, perché mi sono sentito subito a mio agio, era esattamente quello che volevo, anche se in quella, diciamo così, lezione che mi ha fatto Andrea Rizzo non ho capito praticamente una mazza, però ero molto contento dentro di me, è stata veramente una bellissima emozione. Raccontala tu. Da dove vuoi, lasciatela su. Quello che si può raccontare. No, io ballavo, ero in Spagna, ballavo con Edgar Marcos, lo conoscete, no? Tutti, no? E allora Gabriele Goffredo mi ha contattato per ballare insieme e io ho risposto. No. Perché conoscevo questo ragazzo, era un ragazzo molto particolare. Esatto, quindi avevo detto di no, però giustamente ero consapevole che questa era la mia chance, ero consapevole, quindi non avevo dormito 2 settimane, mi ha ricontattato Gabriele, mi ha chiesto nuovamente, sei sicura? Io gli ho detto sì, sono sicura che voglio fare la prova. Quindi abbiamo fatto la prova in Slovenia e dal primo momento, quando le ho dato una mano, sono state esattamente 7 ore di allenamento di rumba. 7 ore esatte. Quindi da quel momento ho i brividi ancora, perché mi ricordo esattamente quel momento di quasi 11 anni fa, che quello si chiama chimica. Chemistry. Chimica. Eravamo
uno per l'altro. Quindi questa è la nostra storia. Vai. Per la quinta. 5. Dici se è uguale o no, giusto? La sensazione. No, non è uguale, sicuramente non è uguale. La prima volta è come è la detto più bella, la più forte. La più forte, esatto. Cioè, però certo che noi non ci fermiamo qua perché vogliamo ancora vincere, quindi non ci fermiamo qua. E la sensazione saranno 7 magari. Sì, saranno 7, infatti volevamo arrivare a 7, esattamente. Ti hai augurato belle cose, sì, 7. Sì, 7, è vero. Sensazioni bellissime, però la prima è unica. È perché veramente tutta la tua carriera stai sognando quel momento. E nel mio caso era esattamente come l'ho sognato, perché l'ho sognato che ero con capelli corti, che io avevo i capelli lunghi sempre. Capelli corti, le emozioni, era esattamente come l'ho sognato. Quindi quella è una emozione unica e rimane per sempre unica. Vai. Io? Cosa mi spinge ad andare avanti? Cosa? Ci spinge ad andare avanti. La passione. Io penso che... ancora oggi quando ascolto la musica mi sembra che è sempre la prima volta. Ascolto la musica che mi piace e parto da solo, mentalmente, senza... Io sono seduto così adesso, se mettete una bella canzone, nella mia testa c'è già una voglia che parte da sola. È una passione che secondo me te la porterai per tutta la vita. Il fatto di resistere ed andare avanti è proprio questa cosa che secondo me ti dà vita, ti dà un'emozione dentro che ti dice sei vivo, sei quello che realmente ti piace fare. È faticoso comunque, nel senso che molte volte veniamo messi alla prova sotto in tante circostanze, particolarmente pian piano che diventi più bravo, più famoso, vieni sempre giudicato. E la maggior parte delle volte non positivamente, anche se sei magari anche campione del mondo, ma hai molte persone più contro che a favore, perché comunque tutti vorrebbero essere al tuo posto, quindi parlano male di te. Quindi è logico che quando sei a un certo livello devi anche avere due cosiddette, perché devi anche resistere a tante offese che a volte vanno anche molto sul personale. E devi riuscire a scindere, a dividere, che non stanno giudicando te come Sara, come persona, ma stanno giudicando o dando l'idea, la loro idea, la loro opinione su te come ballerina. Quindi di non viverla, oddio, mi stanno flagellando, ce l'hanno con me, ma viverla comunque sempre in maniera molto professionale, meno di cuore. Questa diciamo che è la parte più difficile, riuscire a dividere. Veramente d'accordo, in più io potrei anche aggiungere il perfezionarsi, no? L'essere, almeno parlando per me, io che sono un perfezionista, e volessi migliorare e soprattutto battere sempre più record. Questo per me è una cosa che mi ispira tantissimo, a parte la passione, la musica, che la penso come loro, e le critiche che sinceramente a me caricano molto invece, e perfezionarsi, battere ogni possibile record che è possibile. Questo a me mi fa veramente accendere il cervello e mi fa arrivare a fare delle cose che magari non ci arrivi se non sei stimolato. Yeah. Competizione. A me piace personalmente la competizione, quindi mi piace, come avevo detto prima, mi piace vincere e finché sono in pista voglio essere la prima e voglio vincere. Vai. Io sono molto più noiosa. Allora, a parte l'obiettivo specifico, avete una
fin di allenamento e se sì, con quale scopo? No, fin di allenamento. No. L'allenamento sempre una parte uguale? Sì, sì, dipende, vabbè, noi parliamo per noi, sicuramente loro ci avranno diversi, però penso che sia molto personale, penso che vada a periodi, non può essere sempre quella, perché nello sviluppo della vostra danza avrete sicuramente dei momenti che c'è da migliorare diverse cose, quindi delle volte potrebbe essere un lavoro più tecnico, combinato con la palestra. Io penso che variare sia una cosa molto bella. La cosa importante sicuramente è avere un sistema in allenamento, questo è importante, non andare a caso, ma avere un sistema che in questo, nel vostro caso, nel nostro caso, c'è un coach che decide per voi cosa è meglio. Noi a differenza non abbiamo mai avuto un sistema, perché Vincenzo è molto particolare, nel senso che si annoia facilmente, quindi questo annoiarsi molto facilmente porta... la schematizzazione è una cosa cioè impossibile praticamente, mentre io sono del nord, quindi sono una molto precisa e mi piacerebbe avere un'idea più chiara di quello che si dovrebbe fare nella giornata. Con Vincenzo questo è impossibile perché cambia idea da un momento all'altro, cioè mi dice sì sì domani ci alleniamo alle 8, poi no meglio al pomeriggio, mi sento meglio, quindi tu rimani un attimo, come allora adesso, quindi ricambiare i piani in continuazione, quindi noi non abbiamo mai avuto un piano specifico, sapevamo cos'è che dovevamo fare, ma lo gestivamo giorno per giorno, no? L'unico momento, come ho detto anche Gabriele, a volte ci sono dei momenti o dei periodi molto... Per delle gare importanti, ma per quanto riguarda nel mio caso personalmente, dove realmente ho avuto uno schema personale di allenamento, sono stati i miei 2 anni della squalifica. Come ha detto Sara, sono un ragazzo un pochettino molto, non mi piace essere tra virgolette incatenato, nel senso che se devo seguire solamente quella cosa là mi viene noia, è come se non riesco ad esprimermi e mi dà veramente una sensazione di carcere, non mi piace, mi piace fare una cosa molto più naturale. Però nel momento in cui mi sono trovato ad affrontare una situazione molto più grande di me, la voglia della rivincita era così grande che sono diventato schematico. Io in 2 anni ti posso dire che mi allenavo 4-5 ore al giorno senza pausa, avevo voglia di migliorarmi in tutto. Ecco, quei 2 anni là ti posso dire che sono stati, diciamo, i migliori della mia carriera. Quindi in quei 2 anni là ti posso dire che tramite i momenti mi hanno dato una forza in più di allenamento e là ho avuto veramente tanta voglia di migliorarmi, è come se vedevo un difetto tutti i giorni, il giorno dopo dovevo cambiarlo, in ogni ballo, in ogni azione, avevo sempre voglia di dire perché sto arrivando al momento che mi metto di nuovo in mostro, quindi devo fare, devo vedermi meglio. È un occhio molto più critico, quando il tuo occhio è critico cerchi di migliorarti. Quando il tuo occhio invece non è più critico, vuol dire che sei arrivato a un punto che non hai più voglia di esplodere. Quindi sta anche un attimino in te di crearti degli schemi dentro di te in base agli obiettivi che ti dai. E anche per questo video è tutto, ma prima di concludere vi ricordo ancora che se non l'avete già fatto potete trovare qua sotto i link con i video delle scorse interviste, quindi abbiamo già pubblicato l'intervista a Vincenzo Mariniello e Sara Casini, l'intervista a Gabriele Goffredo e Anna Matus e una piccola intervista a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo camp. Ora è proprio tutto, vi saluto e ci vediamo prossimamente con la seconda parte di questo forum. Ciao da Gabriele!